Ciao a tutti ragazzi, sono SimpleDX, in questo nuovo video sono qui a giocare a Elsword Void. Siamo tornati con il nostro Ain. Andiamo subito scappando a fare suburbs of Wally. Non mi ricordo più. Si dice suburbs, non riesco più a dirlo. O Wally Castle, correggetemi il mio pessimo inglese, per favore. Oddio, tipo si sente l'audio un po' troppo alto, non so voi come lo sentite o come lo sentite. Allora, ci è stato spiegato che in pratica queste cose... Questo occhio qua dietro, se così non so cosa sia. Sentiamo prima di tutta la testa R che... No, l'ho usato nel posto sbagliato, stupido. Perché mi sta laggando tipo, oddio, che sta succedendo? Sto facendo qualche altro processo sul computer. Allora, diciamo, mi ho spiegato che questo tastino, quelli la serve, dice che aumenta la potenza, mentre non mi ricordo, non ho capito un cazzo, ragazzi. Non ho capito a cosa serve questo punto, ma so solo che è forte, basta. Pian piano poi con il tasto V utilizzeremo appunto personaggio. Intanto abbassiamo un pochettino il volume perché forse mi potrà dare fastidio durante il video. Ora si dovrebbe sentire abbastanza basso, sentire solo la mia voce tipo fortissima. Oh mio Dio, no. Spero di no comunque che si sente solo la mia voce, solo del microfono, così il cazzo che sono andato a comprare, che schifo, mai più sto microfono. Senza voce, mamma mia. Che ieri ho cantato. Io canto, sì, urlato per dire. E ho fatto un'esibizione così con il gruppo musicale. Perché non si è capito, scusate che poi mi sto concentrando un attimo. E quindi sono andato a fanculo. Ho urlato un pochettino, sono rimasto senza voce. Ma va bene così, ci piace così. Ci piace andare così. Maledetto. Trasformiamo, vai. Qualcuno mi ha scritto nei commenti del recente video, ma non so come si trasforma. Allora, col tasto control destra. No, control sinistra. Mi sa che ho detto pure una stronzata, le ho scritto a quello là. Mi spiace, comunque, control e sinistra. CTRL è quello che sta a sinistra. A fianco tasto Windows. Cazzo ho fatto? Ah sì, questa skill è brutta. Ok, bene. Ora tanto correggermi tutto il commento senza evitando di fare più brutte ancora brutte figure. Se mi ricordo andare a correggere. E comunque control sinistra, perché l'ho detto control destra quello là, se non ricordo male, quel tizio che mi ha scritto. Comunque pian piano stiamo salendo di iscritti. Sono tanto con piacere che tipo siamo saliti 10 iscritti a caso in 2 settimane. E ciò mi piace. Mi piace come storia, come. Ecco. Mi sta intrigando, ecco, va bene, ci siamo capiti, di più, mi viene più voglia di fare video, così via. Intanto sto un po' morso, sì, stai sentendo la voce, sono stanco e tutto, c'è un mal di testa fortissimo, oh, c'è William, ma non era Willard. Allora, di ora rifacciamo la skill, dai, ecco, che tipo diventiamo fortissimi, se adesso riusciamo a prendere però, dai, no, padre, se riusciamo a prenderlo, va bene, dai, consumiamo questi punti che abbiamo, così via, che abbiamo con una 37, che non ho capito cosa sia, no? E usiamo di nuovo questa skin forte, che mi piace. Guarda come divento forte qui, troppo forte sto personaggio, però il colore verde non mi piace, il verde acqua non mi piace, è l'unica cosa che non mi piace. Questo è proprio forte sto personaggio, cioè ti spacca i culi come niente, ma è proprio bello, ma com'è possibile? Ma com'è possibile che hanno fatto un personaggio così OP questi? Mamma mia, andiamo avanti. Quickly Earn, oh, ci abbiamo i nuovi bauli, si blocca tutto, ma che schifo. I nuovi bauli, apriamo i nuovi bauli. Wow, questo quando è che si apriva? Adesso? Ma vaffanculo, potete andare a vitalità. Cose degli eroi, bene. Ci abbiamo tanta roba che potremmo usufruire nei futuri dungeon. Adesso che cosa dobbiamo fare? Castello di Wally. Castello di Wally? Come si chiamava? Non è castello di Willard? No, come si chiamava? Castello... in italiano, castello... Non mi ricordo. Ma quant'è che non ci gioca il Sordita? Che poi a proposito del Sordita, ho visto che tipo lo youtuber YouTube ultimamente ha fatto video del Sordita e tutti quanti a commentare, pure io a commentare, rispondo un po' di commento, sì. E hanno cominciato a scrivere e ho spiegato perché il Sordita è morto, bla bla bla, qualcuno l'ha presa bene, qualcuno no, qualcuno si è arrabbiato pure. Poi ho incontrato altri youtuber che portano Elsword, perché siamo pochi comunque in Italia, portiamo Elsword. Ma no, con che moscia sto parlando, ragazzi, che schifo! Mi dispiace! Vi dicevo comunque che siamo qui in Italia a portare Elsword, questo bel giochino qui che io volevo finire e invece qua mi trovo sempre a farlo, perché comunque devo dire la verità, mi sto ritenendo su Elsword Void e risulta abbastanza interessante, perché io ho sempre parlato merda, dicendo è troppo facile. Alla fine vieni costretto a giocare a questo, soprattutto perché vedi Elsword come è diventato. Non che adesso so che stanno facendo più Elsword Void, cominciano a regalare roba random, sto notando, ho visto diversi video. Perché il Sordita non ce l'ho proprio più, cioè l'ho cancellato, poi vabbè, varie formattazioni del computer mi hanno portato questo. E quindi so che stanno facendo tipo Elsword Void e stanno finalmente cominciando a regalare cosa o sbaglio?
se qualcuno può suggerirmi e dirmi com'è la verità lì dentro. Io so che in centrale non c'è più nessuno, ma proprio veramente vuoto. Solo gente così a 99 che entrava per fare qualche P2P, perché il primo elso che si trovava, perché tipo su dovevano scaricarsi se no Void, ecco. Allora si trovavano quello là e facevano PvP lì dentro, per giunta da Camilla, non dalla cosa, come si chiama, dal PvP ufficiale. Quindi andavano nelle stanze private da Camilla, si chiama Camilla quella là, nell'NPC del gioco che ti fa le stanze private. E chi non lo sapesse, poi dice di chi è questa Camilla? È l'NPC del gioco, quella là che ti faceva. Sì, era Camilla, sì, quella rossa, con il sito rosso. Madò, mi sta suonando a cazzo, mio dio. E questo è il fatto. Allora, vedevo solo gente così che andava a farsi video, amici, un gruppetto di amici così andava. Proprio morto, ma morto, 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 morto. A me dispiace sempre, lo ripeterò sempre, mi dispiace, perché è un gioco con tantissime potenzialità. È morto lì dentro, qua si salvano perché regalano le cuse. Nel NA si salvano perché gli update arrivano prima, però da quando hanno tolto i multipista. Non dico da quando hanno aggiunto da quando hanno tolto il multipista nei dungeon. Vi ricordate questo dungeon? Non vi ripeterà, ne vi ricorda questo dungeon con Mira? C'era proprio diverso. E c'entrava dentro il castello e così via. Da quando hanno cambiato, hanno fatto aggiornamenti, che è stata unica. Ormai ha perso tantissime persone. Poi non parliamo bene l'ITA, il fatto dei prezzi esuberanti proprio. Di sbondare un casino di prezzi, di soldi, di spendere, paga e così via. Che peccato, che peccato. Cioè, abbiamo un nuovo baule che noi andremo ad aprire adesso, perché dico bauli, ecco. Vai, apriamolo. Oh, roba nuova, possiamo indossare? È forte, eh? Non abbastanza su quella che abbiamo già. Poi togliamo la maglietta, perché mi piace senza maglietta adesso. Vediamo un po' qua. Bat Slayer. Ok, è risonanza, ma cos'è? Non so cosa sia. La risonanza non lo so cosa sia, onestamente. Quindi noi max HP, attributi. Attack Power, cos'è? Ok. Decision. Ma non ho capito cosa è in sé. Andiamo avanti. Ah no, dobbiamo andare a Besma, bene. Andiamo direttamente. Ah già ad Altera stavo arrivando. Andiamo direttamente a Besma. Che tipo fra pochissimi livelli dovremo salire. Potremmo fare il nuovo classaggio tipo al prossimo video se tutto va bene. Cioè direttamente il classaggio al 35. Come vi ho fatto vedere naturalmente. Continuiamo sempre con l'Epic Quest per ora. Che cazzo ha detto? Ha detto qualcosa? Oh, prima il task cookie non l'abbiamo utilizzato proprio. Lo devo utilizzare sulla retta di qui. Me l'ho dimenticato di quella skill, Legomira. E poi non posso neanche urlare, che tipo mi sta facendo male il palato, non so perché. Non mi sta bruciando tantissimo, però mangio salato come al solito. Mi sta facendo malissimo, ragazzi. Questo è il problema. E muori, rotto le palle. Oh, li devo spaccare i culi a questi, eh. Ma che sei bastardo? Ma che sei stronzo, eh? Com'è che non sto riuscendo a distruggere questo qui? Attenzione che c'è sto coso che muore si alza. Alla strada verde lì sotto. No, non ho preso la scatoletta lì. Con questa skill li ammazzo per forza. Se non li ammazzo mi incazzo. L'ha ammazzato? Ok, ci ha messo un bel po' per ammazzare quel tipo, quel drago blu. Che non drago, un dinosauro, un tauro. Un sauro. Che bastardi questi cactus, guardali. Sono proprio birbuni e bastardi. No! Ho utilizzato il tasto W, però non mi ha dato la skill perché quello tipo. Ah, ma c'è da attaccare, che bastardo, ma... Non posso urlare, c'ho pure raffreddato. Oddio che fa, tutti io ci do sti dolori. Con questi giorni, ma... Palle. Che palle di vita proprio. Oh, l'abbiamo sparati, l'abbiamo ucciso, dico. Guarda come muoiono, guardali, guardali. Che stronzetti. Li trasformerò alla faccia di tutti quelli che non si sono ancora trasformati in questo gioco. mi dispiace, pure io all'inizio comunque non sapevo un cazzo, io a caso mi trovai a trasformarmi. All'inizio non c'erano i tutorial, dai, adesso ci sono i tutorial però, dai, tutto quel che volete, quando giocavo io non c'erano questi tutorial, sai che non riesco a salire, pariva, attacchiamo da lontano, vediamo, che palle, wow, ma andiamo avanti, una rottura di cazzo, quanto sei bello, sì, Scorpion King, tasto E, tasto E, ok, vai. E si spacca, veramente, con questa cosa che cicla qui attorno a me. E finisce subito però, la devo prolungare, deve essere tipo un attributo per prolungarlo. Lo mettiamo adesso? Dove, ah no, non ce l'ho sbloccati, male, male, non si fa così, eh. Devi sbloccare quelle cose lì, che sono proprio belle. Questo è il fatto. Comunque, già vedete, abbiamo nuove skill a prescindere. K. Ah, c'ho queste due nuove skill che adesso proveremo. Allora, prima di tutto mettiamo la S, ok. Cos'è questa? Oddio. Aspetta, no, 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 levati. Allora, levati tu. E levati tu. Però questa è questa. Dobbiamo
Però sono le due skill che usavo di meno, quelle due, ecco perché le ho tolte. La C alla fine poco importava. Proviamo. Che cacchio è? Un per bloccare, serve sicuramente nei PvP. Mentre quell'altra skill la proveremo. Adesso c'è un mostro ancora? Dove? Che cazzo è? Ah, da sta parte, ma l'indicatore è qua, pure sbagliato. Ma che è? Cos'è? Bella, questa è comoda sicuramente nel boss adesso. Sarà comoda. Ma ragazzi, sto giocando a cazzo proprio, neanche stavo guardando lo schermo. Ho visto che è comodo comunque la skill. Lizardman Warrior. Ok, non sapevo si chiamassero così. Bene, allora, io voglio utilizzare tipo il tasto E. Ok, e poi non si posso utilizzare skill però. Male, male, allora poi utilizzerò la Q. Va bene, però lo utilizzo. Ah, la Q adesso. No, non ho. Ma va bene, dai, un pochettino l'ho preso per quell'altro lì. Questo serve per bloccare, diciamo, la C. Mi fa bloccare, ok. Ci trasformiamo come veri stronzi. Come non c'è più quella combo che tipo passata dentro e attaccava di dietro, come con la forma base. Non la sto trovando, perché proviamo. Ah no, eccola qua, eccola. Non sto vedendo, non l'ho vista più. Sono io che lo sto utilizzando, ok. E muori. Fastidio. Mica. Aia, sto male, eh. Oh, questi versi che fanno, qua, versetti, questi versi. Sono scritto diversi, questi Lizard, sono troppo carini. Sembrano dei tipo di peluche. Bellissimi, bellissimi. Ok ragazzi, direi di finire il video, per questo video è tutto, grazie per la visualizzazione, spero che il video vi sia piaciuto, scusate se vi ho fatto annoiare un pochettino con la mia candida e dolce voce, sicuramente, e direi di passare al prossimo video, no, che cosa ho detto, e ciao a tutti ragazzi, ciao 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 ciao!